Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video volevo informarvi che Rockstar, tramite l'articolo del proprio sito Rockstar Newswire, ha rilasciato questo post con scritto: i vecchi giocatori che avevano riacquistato il gioco e comprato questi oggetti in passato potranno ricevere un rimborso in gioco per questi acquisti. Perciò Rockstar con questo post ha confermato di rimborsare il denaro speso per l'acquisto di questi veicoli che la Rockstar ha reso acquistabili ieri su GTA Online gratis per le persone che hanno trasferito l'account dalle console old gen alle console next gen. Ovviamente saranno rimborsati solamente i giocatori che hanno trasferito l'account dalle console old gen alle console next gen, che precedentemente avevano acquistato uno di quei veicoli. Basta accedere sul gioco per riavere quanto speso per gli oggetti sul proprio conto alla Maze Bank entro una settimana, per cui Rockstar entro una settimana depositerà sul proprio conto di GTA Online il denaro speso per aver acquistato uno di questi veicoli che adesso sono gratuiti per le persone che hanno trasferito l'account dalle console old gen alle console next gen. E meno male, altrimenti non avrebbe fottutamente senso rilasciare questi veicoli gratuiti per chi ha trasferito l'account se già precedentemente li aveva acquistati alla fine e come se li avesse comprati lo stesso. Perciò state tranquilli che se avrete speso 1-2 milioni di dollari tempo fa per acquistare uno di quei veicoli e avrete trasferito l'account dalle console old gen alle console next gen, Rockstar vi depositerà i soldi spesi nel conto di GTA Online sicuramente entro la fine dell'evento settimanale che ha rilasciato ieri. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orco Verde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!